La dissacrante comprensione di quanto la nebbia fittizia che ci circonda possa essere depennata solo attraverso la cultura, perché fatti non foste a vivere come bruti, ma per seguire virtute e conoscenza. E allora c'è l'arte, quella che comunica, quella che ti fa pensare. Ti serve solo comprendere come far entrare la luce nell'essenza del viandante su un mare di nebbia. Leonardo da Vinci è maestro anche nell'immaginario sensibile di Oliviero ed è così che quell'autoritratto del 1507 riprende vita e forma. Nel volto della sapienza potrai vedere un'evoluzione che ti viene in aiuto per seguire virtute e conoscenza. È una storia umana, fatta di pensieri orchestrati e di dettagli anatomici, fatta di emozioni nella sacralità della famiglia, fatta di colori e di nascita, figurativa e psicologica, empatica e scientifica. Ripercorrere la storia serve all'uomo a non commettere gli stessi errori, sciogliendo i nodi attraverso la coscienza ancestrale con cui sei venuto al mondo. Non perderti adesso, fermati, respira e ascolta. Ascolta Papa Giovanni XXIII, percepisci la benedizione ma non farti condizionare. Potresti leggere una facile interpretazione salvifica oppure potresti percepire un'opposizione ai tuoi pensieri. Non è di religione che stiamo parlando, è di passione, è di necessità di comunicare senza imporre. Perché no, non è l'imposizione di una mano, ma è il delicato movimento naturale che Oliviero ti sta rivolgendo. Soffermati sulla bellezza. Fatti benedire da ciò che ti gratifica. Lasciati alle spalle dogmi malsani e costrizioni. Vivi e sorridi, perché qualsiasi sia il tuo domani, ci sarà sempre qualcuno che avrà voglia di benedirti attraverso la straordinaria favola dell'arte.